Benvenuti a questo mio primo cortometraggio ideato e scritto da me. Oggi vi voglio parlare della mia corporatura e di come è fatta. Prendiamo un esempio banale. Questa panza. Questa panza non è la panza, è una panza nera, è la mozzarella, non si sa cosa, non si sa cosa c'è dietro, c'è un tremulio che non si sa. È indefinito. Io provo a rimanere, ma non ci riesco, vado a casa, non ci riesco, vado in palestra, non ci riesco, non mi riesce di mantenere a me. Poco tempo fa, qualche anno fa, andavo in palestra, il mio personal trainer mi accoglieva con un entusiasmo, poi era un personal trainer ad hoc, non camminava normale così come tutti i cristiani, no, camminava, cioè i muscoli erano sacchetti, non erano muscoli. Erano sacchetti, non erano muscoli. Insomma, entravo e questa era la sua potenza. Ma tu, che cazzo ci venga a fare? Lo vedi, ma che cazzo venga a fare? Poi, quasi tutti verso la treni ti mettono, non ti mettono a fare piedi, a fare ginnastica, no. Mettono su altri tre e mo che cazzo hai lasciato il giro di casa. Anche quando torno da karate faccio anche niente, ho una sete che porta via, devo certi bagno d'acqua, ma pure quando torno a casa non saluto neanche i miei, chiedo subito dov'è la pasta. È una cosa indescrivibile. Poi sono andato anche a mangiare le stupette, le ciotte, anche quelle lì. Se non va. Ho fatto 18 anni. E mi hanno regalato magliette su magliette. Non me ne sono provata neanche una. Non so neanche come mi vanno quelle magliette. Perché se ne trovo una, ci lasceranno le pene. Non lo so. Un'altra cosa molto importante. Quando vado nei negozi a comprare delle magliette, tu arrivi in un negozio, la commessa, tu pensi sia una bella gnocca. No, c'è una donna grande quanto la grandezza dell'Italia con la voce di Maurizio Costanzo. La pena? La pena così degli acquisti? Cioè, te la vedi lì? Che cazzo è? Che cazzo è questo? Come si capisce un barile? E ci provi a fare una pena! È una cosa veramente! Poi, torni a casa, Piero, la tua maglietta, te la metti, ti arriva malapena dove un amico ti stringe su qui, ti stringe qui, e ti cammini. È una cosa veramente indescrivibile. Poi un'altra cosa, la gente mi tiene una per strada qualche volta. Ma non è che c'è un bella? Mi fa. Ma hai muscoli? E io guardo e dico, ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo dici? Che se non sono muscoli? Che se tutta la maglietta, la pasta, la ciccia, il pancione della tiratina, non sono muscoli. Poco fa ho fatto il cambio degli armadi insieme a mia mamma. Ho buttato una tanta, una tanta di quella roba che non ho più niente nel armadio. Voglio cercare dove sono i pantaloni di prima? Dove sono i pantaloni di prima? Non ci sono più. Andavo a mettermi. Poi lo camminavo così. Dice, e mia mamma mi fa, Jacopo,
poco más engrasado, pues engrandito. ¿Qué clase de humana es? Son engrasados o humanos. Yo la guardo. Mamá, son engrasados, es todo crecido. Punto. La siento.